Situata tra i due borghi marinari di Sferracavallo e di Mondello, la riserva di Capogallo è un tratto di costa che circonda un promontorio dall'aspetto caratteristico, ricco di risorse faunistiche e di colture mediterranee. Dal 2002 il mare di Capogallo è protetto dall'istituzione dell'area marina. Queste acque circondano il promontorio calcareo, riserva naturale orientata dal 2001. Il promontorio chiamato anticamente Montello, piccolo monte, oggi è chiamato Montegallo. La sua cima guarda da una parte la città di Palermo e dall'altra il mare. Avventurarsi lungo i numerosi sentieri che attraversano il promontorio permette di godere sia della natura selvaggia della macchia mediterranea che della straordinaria bellezza del mare. Capogallo ha un'età geologica di 200 milioni di anni, è in una posizione particolarissima, tra un aeroporto internazionale e una città di 800.000 abitanti. Un'area dunque fortemente antropizzata, eppure rimasta integra grazie al gioco di forti correnti che mantengono le acque pulitissime. Gran parte dei palermitani conosce questi luoghi per le nuotate estive e per il paesaggio. Escursionisti, geologi, botanici, ornitologi e speleologi hanno contribuito nel tempo a documentarne la complessa identità naturalistica e storica. La riserva di Capogallo è un luogo molto interessante e ci sono moltissimi motivi per proteggerlo e tutelarlo. È uno dei pochi luoghi in un'area densamente urbanizzata che ancora conserva elementi di forte naturalità, che vanno sicuramente preservati per le generazioni future, come si usa dire adesso, ma anche perché sono una testimonianza della vegetazione originaria attorno a Palermo. Il Monte Gallo termina in un promontorio sul quale è situato un faro che ne segnala la posizione. Il promontorio guarda da una parte la città di Palermo e dall'altra il mare. La montagna è sormontata in cima da una bianca costruzione di forma torreggiante. È conosciuta da tutti come l'ex semaforo, per via dell'ottocentesca costruzione militare edificata al fine di portare allora aiuto alla navigazione marittima notturna. Da 25 anni il semaforo è diventato l'abitazione di Israele, un ex operaio fattosi la sua eremita per sfuggire alla vita caotica della società d'oggi. Il promontorio di Capogallo è un massiccio di rocce calcaree. Queste rocce sono spesso il frutto di milioni di anni di accumulo sul fondo di antichi oceani dei gusci calcarei di animali marini. Nella massa d'acqua, infatti, galleggiano in sospensione migliaia di creature dotate di un guscio e di uno scheletro. Quando queste creature muoiono, si accumulano sul fondo. Sotto la superficie avviene quello che abbiamo appena descritto. Si stanno depositando importanti spessori di sedimento. Praterie di posidonia lo intrappolano tra le loro radici e fissano i fondali. In profondità, un complesso ecosistema costituisce formazioni di tipo coralligeno, caratteristiche del nostro mare. La ricchezza del mare continua a stupirci. Con l'alternanza di pareti ricoperte di gorgonie e di fondali sabbiosi ricoperti da posidonie. La posidonia siciliana crea una foresta all'interno della quale prosperano moltissime creature. Alla loro morte lasceranno gli scheletri, che serviranno da supporto ad altre creature, innescando così lo sviluppo di una sorta di barriera corallina. Anche se si tratta di una definizione forse un po' impropria,
Questo ammasso di organismi, di gusci e scheletri fissati tra loro si chiama coralligeno ed è la caratteristica più spettacolare del nostro mare. Il mare siciliano, sui fondali protetti della riserva, torna a divenire ricchissimo. Guardate queste immagini. Spugne, spirografi, pesci colorati, al centro di un deserto di sabbia. Si tratta del relitto di un aereo precipitato durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi il mare di Capogallo ne ha preso possesso, lo ha colonizzato, colorato, ricoperto. A 70 anni dall'affondamento, il mare ha cambiato completamente l'aspetto del vecchio bombardiere. I colori mimetici dell'aeronautica da guerra e le insegne delle squadriglie e delle nazioni oggi sono sostituiti dalle tinte pastello delle spugne e delle alghe. Forse tra qualche decennio al suo posto vi sarà solo una lussureggiante barriera di coralligeno mediterraneo. Appena in superficie, la prima scoperta. Sotto al piede della falesia, alcuni animali si aggrappano alle rocce, crescono gli uni sugli altri, sfidano la violenza delle onde. Il marciapiede a vermeti è un importante indicatore delle linee di riva. Sappiamo che il livello del mare oscilla di molti metri durante le ere geologiche. Le pareti di molte grotte sommerse portano i segni di antiche linee di riva. La parete di Capogallo è costellata di grotte come questa, che si chiama Grotta dell'Olio, e attira ogni anno migliaia di visitatori grazie alle sue acque color turchese. La biodiversità è essenziale per la nostra esistenza. Cosa possiamo fare per assicurare un futuro alla riserva di Capogallo? E soprattutto, quali sono i rischi che la riserva corre? Il rischio principale delle riserve in generale, e di Capogallo in particolare, è la trascuratezza. Trascuratezza vuol dire che moltissima gente ancora non è consapevole dell'importanza di questi luoghi, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista delle possibilità, delle potenzialità che offrono. O magari considerano questi luoghi soltanto in chiave di fruizione turistico-balneare, cosa che non è assolutamente giusta, perché non rende giustizia all'unicità del luogo. Oggi la causa principale della perdita di biodiversità nel mondo è l'alterazione dell'habitat. Il rischio più importante di tutte le riserve è proprio la mancanza di un'educazione ambientale e di una consapevolezza da parte di una massa critica della società civile. C'è un incanto nella natura che ci circonda, un'estasi nei paesaggi meravigliosi di monti e colline, una danza nei panorami superbi delle coste, e c'è una musica nella vita che li avvolge.